Salve a tutti amici di YouTube, qui MickeyPerfect96 che vi parla e benvenuti nella prima puntata dei ruling. Ovviamente, ragazzi, vi voglio dire un paio di cose prima di cominciare, proprio veloce. Allora, la prima è che la decklist Blue Eyes Erratica l'avevo girata ieri, ma non ho voluto pubblicarla perché penso che debba avere ancora qualche piccolo aggiustamento, che ovviamente spero di sistemare con dei test che farò io ultimamente. Poi, per evitare di mettere online della roba che magari non soddisfasse pienamente le persone, ecco, ho preferito non fare il no, ho preferito aspettare di avere una lista un pochettino fatta meglio, anche se comunque gira, ma comunque c'è ancora bisogno di qualcosina, ma comunque diciamo che a giorni ci dovrebbe essere se tutto va bene. Comunque, ovviamente stasera qualcosina a testo, va bene, vedremo. Allora, e un'altra cosa, questa cosa dei ruling, vi voglio dire una cosa, io non sono un judge, dei ruling specifici, diciamo che io ne conosco molto pochi, cioè io sono uno che impara sul momento, prima, come dico sempre, incaglio nell'errore e dopo imparo, non vado mai a preoccuparmi delle varie carte perché... Cioè, diciamo che mi preoccupo solamente se è qualcosa di effettivamente rilevante, ma ruling proprio dell'altro pianeta che devono sapere i judge, ecco, non me ne preoccupo sinceramente, perché non è mio compito fare il judge. Ma comunque qualcosa in generale, qualcosa di abbastanza, di non troppo difficile, qualcosina posso farvi anch'io, insomma. Questo è quello che ci tenevo a dire. Allora, il ruling che volevo fare oggi è bersaglio di carte e immune. Sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa. Allora, io ho preso queste due carte in particolare e mi è arrivato anche un commento che voleva questa specie di spiegazione perché da lui, credo mi abbia detto che da lui pensino che siano la stessa cosa, ma non è perché ho voluto accontentare lui, era una cosa che volevo già fare io. Perché partendo da spiegare ai tifoni, andiamo con qualcosina di più specifico, che di ambito generale, che può aiutare un po' così, ecco. È una cosa che volevo già fare di mio, perché secondo me è una cosa che, diciamo che per alcuni può essere, cioè può essere un pochettino dubbiosa. Allora, vediamo queste due carte cosa dicono. Allora, ho Lancia Proibita e Manticora Fiamma Chimerica, che è un archetipo che ha una cosa in comune che dopo vi dirò. Allora, Lancia Proibita dice: scegli come avversario un mostro scoperto sul terreno fino all'end phase. Esso perde 800 d'attacco, ma è immune agli effetti delle carte magie trappola. Manticore invece dice: ovviamente leggerò la parte che interessa a noi. Il tuo avversario non può scegliere questa carta come avversario con gli effetti delle carte. Allora, sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa, ragazzi, perché bersagliare non è la stessa cosa di essere immuni. Allora, essere immune, prendiamo per esempio anche Wild Art, Eroe Elementale, vuol dire che qualsiasi trappola gli fai addosso non fa niente. Per la cronaca, warning su Wild Art si può fare. Se io faccio Wild Art che dice che è immune dalle carte trappola, io gli potrò fare tutte le carte trappola del mondo, ma lui non gli farà niente. E non è la stessa cosa di far scegliere, di essere scelti come bersaglio, perché il bersaglio è, ragazzi, quando io attivo un effetto, io dico, attivo questo effetto, ma lo attivo su questo, o questi, nel caso sia in plurale. Cioè io dico, attivo l'effetto, scelgo questo, attivo il bersaglio del mio effetto, è questo. Allora, per la cronaca, facciamo un esempio. Cioè, ragazzi, Manticora, se per esempio l'avversario mi fa lancia, adesso vi faccio un esempio. Allora, prendiamo un esempio. Allora, io ho nobile questo qua, no? Un semplicissimo sincro di livello 5 che non dice essere immune a essere bersagliato. Vabbè, ovviamente con i Nobel, vabbè, è fortissimo. Comunque, se io gli faccio bottomless, se gli faccio lancia, lui diventa immune, quindi sopravvive. Ovviamente se l'avversario non mi fa warning o qualcos'altro, volevo dire, sì, compulsory o qualcos'altro, il mostro rimarrà sempre lì. Ovviamente, scusate, volevo dire compulsory. Ovviamente, lancia, fatta per rapida, ovviamente ragazzi, apro una parentesi, le rapide si possono attivare dalla propria mano,
se è il mio turno, cioè se è il mio turno io posso attivare l'ancia della mia mano. Invece se le setto nel mio turno non le posso attivare. Allora, facciamo con calma. È il mio turno. Posso fare lancia anche in damage dalla mano, ok? E va bene. Io le carte magie rapide le posso fare quando cazzo mi pare nel mio turno. Però, se io nel mio turno la setto e poi io faccio lui, tanto per fare un esempio, perché comunque voglio fare questa parentesi. Se io setto lancia e devo colui e loro mi fanno botto, ma non posso fare lancia. Perché mi è capitato tante volte di vedere la gente che dice: ah, ma è una magia rapida, non vuol dire niente, ragazzi. Allora, non chiedetemi perché si faccia così, perché le magie normali, se io setto buco nero, lo posso attivare. Però diciamo che viene considerata una trappola se viene settata, in teoria, Ecco, viene considerata una trappola. Se io setto lancia nello stesso turno in cui l'ho settato, non la posso attivare, ragazzi. Però posso attivarla nel turno dell'avversario. Spero che sia stato capito. Nel turno dell'avversario le magie rapide le posso fare. Nel mio turno le posso attivare nella mia mano. Ma nel mio turno, se la setto, non la posso attivare. Ecco, chiuso discorso. Allora, io evoco lui. Gli faccio lancia. E ok. Adesso lui è immune dalle magie trappole. Vuol dire che se io gli faccio mirror, prison, compulsory, noi non. Ovviamente, quando, per esempio, se attacco, non succede niente, non può fare, non gli succede niente, capito? Immune vuol dire, dall'italiano vuol dire essere protetti da qualcosa, cioè che c'è una circostanza esterna che avrebbe degli effetti su qualcosa, in questo caso sulla carta, e con lancia lo rendo praticamente intoccabile, ecco, se possiamo dire così. E quindi questa è la spiegazione che immune, diciamo che protegge da tutto. Ragazzi, invece è il come bersaglio che un pochettino rende le cose difficili. Ovviamente è un ruling molto semplice, molto corto, quindi non starò molto a spiegare. Allora, ragazzi, io ho Manticora Fiamma Chimerica, faccio Adreus, ok? Cosa succede? Allora, io ho Manticora con Adreus. Allora, è un 2-6, chi se ne frega, fate finta che voglia spaccare Manticora. Allora, voi cosa fate, ragazzi? Cioè, per capire questa cosa, basterebbe anche osservarvi mentre giocate, ragazzi. È più semplice di quel che sembra. Cioè, voi fate, allora, facciamo finta che questo sia il materiale di Adreus, eh? Voi cosa fate? Avete questo. Aspettate, facciamo finta. Abbiamo orso e Manticora. Allora, cosa succede? Voi quando giocate cosa fate? Dico, effetto di Adreus, va bene? Ok, stacco, spacco. Cioè, vedete, il vostro gesto qual è? Stacco, spacco. Io vado a toccare, indico. Cosa succede? Io dico su chi voglio attivare l'effetto. E il chi. Il chi in teoria, cioè tra virgolette, è il bersaglio, cioè bersaglio, possiamo anche dire in italiano diciamo bersaglio, ma possiamo chiamarlo anche, che ne so, il target, cioè io attivo Adreus, devo scegliere una carta, io scelgo questa, la mia scelta è questa, io bersaglio questa, ed è qui che entra in gioco il fatto che non può essere bersagliato dagli effetti delle carte. Perché se io, ragazzi, faccio buco nero, se io attivo buco nero, cosa succede? Non è che voi fate in teoria, cioè poi adesso, vabbè, non mi interessa saperlo. Cioè, in teoria io, faccio così, ma credo molti altri di voi, io che penso tutti, se fanno buco nero, non è che fanno spacco questo, 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 questo. Dite, attivo buco nero, mando al cimitero, via tutto, e basta. Cioè, vedete che voi non è che scegliete. Non scegliete un bersaglio con buco nero. Ed è qui che entra in gioco il fatto che se io faccio lancia proibita su Adreus e faccio buco nero, Adreus rimane e questo è ok. Ma se io ho Manticora e faccio buco nero, io non bersaglio proprio un bel niente. È diverso da immune. Buco nero non bersaglia, buco nero distrugge tutto e basta. Cioè, può essere difficile da capire all'inizio, ma pensateci, ragazzi. Buco nero dice: distruggi tutti i mostri sul terreno. Non è che va nello specifico a toccare una determinata carta, in questo caso Manticora, che non potrebbe essere distrutta. Perché se io, ragazzi,
Gli faccio lancio, allora posso essere d'accordo che non può essere, non potete farmela, perché riattaccandoci al discorso di prima, se io ho Manticora che dice non può essere bersagliata dagli effetti delle carte, se io gli faccio lancia, se gli faccio lancia, cosa fa? Allora, cosa succede? Voi avete lancia, e volevo dire Manticora, io faccio lancia, dico su di lui, voi mi dite non puoi, perché? Non può essere scelto come bersaglio, ma perché non può essere scelto come bersaglio? Perché io dico, faccio lancia, dico questo, io scelgo questo, ragazzi. Stessa cosa, se per esempio ho Skill Drain, ragazzi, Skill Drain, per esempio, che dice attiva gli effetti di tutti i mostri scoperti sul terreno sono annullati, mentre quei mostri sono scoperti sul terreno, i loro effetti possono essere comunque attivati, che comunque sta parentesi dopo ve la spiego per cosa vuol dire. Se io ho Skill Drain settato e l'attivo, io non bersaglio, ragazzi. Perché non è che dico io nego gli effetti di questo, io nego gli effetti di tutto. Questa qui non è proprio, possiamo chiamarla, non è proprio una vera e propria una scelta di bersaglio. Questa qui è un'influenza, diciamo, è un effetto che viene attivato a tutti ed è diverso da essere immuni. Perché in quel caso se il mio mostro fosse immune, dico gli faccio lancia, stacco, spacco skill, ok. Ma finché è immune, posso capire, ma scelto come bersaglio vuol dire che io dico attivo questo effetto, scelgo lui, non che attivo skill drain e basta. Cioè, con questo attivo skill drain e influenzo tutti, questo non vuol dire scegliere come bersaglio. Quindi, ragazzi, stateci attenti. Per dirvi l'ultima cosa, allora, se io faccio per esempio allora, ne ho un'altra qua, abito proibito, cosa dice? Scegli come bersaglio, ragazzi, cioè vi aiuta anche l'effetto, ragazzi, anche l'effetto vi dice scegli come bersaglio. Il gioco, per fortuna, stanno cercando di abbinare tutti gli effetti in modo che si assomiglino tra di loro, cioè che se io, se scegli come bersaglio vuol dire che chi non può essere bersagliato c'è scritta la stessa cosa. Scegli come bersaglio il mostro scoperto sul terreno. Fino all'end phase, quel bersaglio perde 600 d'attacco, ma non può essere scelto come bersaglio o distrutto dagli effetti delle carte. Ecco, in quel caso, abito proibito non lo posso fare su Manticora. Perché? Perché dice scegli come bersaglio. Oppure in inglese select, non so come si chiama, c'è scritto a target. C'è scritto target negli effetti inglesi. Cioè, proprio c'è scritto che attivandolo io devo scegliere qualcosa, oppure ne devo scegliere due, però c'è scritto che devo sceglierne due preciso. Non è una cosa in generale come buco nero che dici distruggi tutti e così, perché il buco nero non bersaglia, ragazzi. E poi potete sempre andare a vedere i ruling, ma ragazzi, di principio vi dico che che immune ed essere distrutto dagli effetti delle carte non è la stessa cosa. Per riconoscere bersaglio, per esempio, anche su Dueling Network, molti di voi stanno su Dueling Network. Cosa succede? Con buco nero, attivi buco nero e basta. Non è che vai col mouse a cliccare su tutti i mostri in modo da fargli la cornicina rossa. Non è che ci va, non serve, non serve. Poi, ovvio, se l'avversario non li distrugge, tu gli dici devi distruggere questo, 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 perché forse non ha capito perché è un demente. Però vabbè. Questo è un conto. Se invece su DN voi fate lancia, cosa dite? O scrivete sulla chat a chi è il bersaglio, oppure voi andate a cliccare sul mostro, ecco. Voi andate a cliccare, voi andate a scegliere. Ma buco nero non sceglie proprio niente, distrugge e basta. Perché se potessi scegliere, di certo con buco nero non mi spaccherei i miei mostri, ovviamente. Vabbè ragazzi, questo era il video. Per Skill Drain. Allora, la cosa che dice qui, ma i loro effetti possono comunque essere attivati, cioè che ultimamente, nelle ultime versioni c'è scritto. Ragazzi, non vuol dire che se io ho Skill Drain attiva, siccome, no, perché mi sono capitati degli inglesi che mi hanno detto, ah, c'è scritto che sono annullati, però c'è scritto che possono essere attivati. Ecco, quindi li posso attivare, certo che li puoi attivare. Ma chi ti dice che vadano a buon fine? Chi ti dice che l'effetto parte? Cioè, tu puoi dire attivo l'effetto, ma tu puoi attivare l'effetto, ma non avrà alcuna influenza. E questo è quello che intendo dire. La stessa cosa, ragazzi, per decreto reale
e Ginzo, ragazzi. Decreto Reale e Ginzo non sono la stessa cosa, tanto per dire. Adesso faccio un po' di ruling random, riattaccandomi un po', facendo i collegamenti. Perché non sono la stessa cosa, ragazzi? Perché Decreto Reale dice che gli effetti delle trappole sono annullati. Quindi, in teoria, un Shane Barnes potrebbe attivare in catena tutte le trappole e fare attacco catena e vincerà comunque una partita. Cioè, quindi stateci attenti su questo, perché Ginzo dice che gli effetti delle trappole non possono essere attivate, non può essere fatto un cazzo con le trappole, ma Decreto dice che non posso, gli effetti non possono essere attivati. Ma chi dice che le trappole non possono essere flippate? Mi sono andato a documentare su questo, perché un Chain March ha perso per questo, cioè le trappole perdono l'effetto, ma non viene negata l'attivazione. Quindi, cioè, può essere comunque fatta una catena e attacco a catena in quel caso può essere comunque attivato. Perché io ho visto un chainbar che ha perso per questo, ragazzi. Io infatti io sono andato a dire dopo, oh, ma sai questa cosa? Ho detto no. E allora ecco, io veramente consiglierei di starci attenti. Vabbè, ragazzi, qui finisce il video. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato d'aiuto. Da MickeyBear36 è tutto. Ci vediamo con le prossime decklist. È in arrivo anche la decklist di questo mazzo qui. Che sapete anche qual è, ma una versione fatta con una versione abbastanza diversa dal solito, perché vi spiegherò poi nei video. Adesso mi sono cadute tutte le carte. Vabbè, allora, da Mickey Perfect 96 è tutto. Ci si vede alla prossima. Ciao.